Dalla perdurante siccità ai danni da maltempo, il passo è breve. E così, nell'epoca dei cambiamenti climatici, è stato così lunedì pomeriggio, dove sono bastati una ventina di minuti di precipitazioni violente per sradicare alberi, creare allagamenti in seminterrati e scantinati, oppure smottamenti o cedimenti. Dalle zone periferiche pesaresi di Monte Ciccardo, Candelaria e Santa Maria dell'Arzilla a quelle più interne, con decine di interventi dei vigili del fuoco registrati sia a Caglia, Qualagna, San Costanzo, Fermignano e Cartoceto. In quest'ultimo comune si è creato un torrente d'acqua in pieno centro storico e si è registrato il cedimento di una grotta. Abbiamo registrato il cedimento, seppur parziale, di una grotta in corrispondenza di un tratto stradale all'interno del centro storico, motivo per il quale abbiamo dovuto subito, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, chiudere al transito veicolare questo tratto di strada di via Marcolini. Questa mattina già una ditta è sul posto per un primo puntellamento e intervento di messa in sicurezza della grotta, così da cercare di ristabilire quanto prima possibile la percorribilità di questo tratto stradale nel centro storico, anche perché purtroppo i residenti che abitano alle spalle sono, diciamo così, un po' isolati tra due accessi soltanto di carattere pedonale, perché poi alle loro spalle c'è ancora il tratto di piazza Marconi che deve essere ancora ricostruita. Intervento tra l'altro di ricostruzione che partirà la prossima primavera. Quindi è importantissimo, insomma, provvedere subito con questi interventi di messa in sicurezza, di riapertura della strada e poi a seguire progettare l'intervento definitivo sia di consolidamento della grotta e quindi di riapertura completa e definitiva del tratto di via Marcolini.